Care amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan. Vi farò adesso un breve commentario in diretta al TG che ho visto questa mattina. Beh, mi ha lasciato male quello che ho ascoltato, cioè che Roma sarebbe, anzi è, quasi sicuramente, una città fallimentare. Mi ha fatto venire in mente un altro periodo critico che ha dovuto attraversare la nostra urbe, la nostra amata città. Mi è venuto in mente il film Roma città aperta. Aperta a tutto, soprattutto ai barbari invasori, ai nemici che venivano da fuori. Adesso Roma sarebbe città fallimentare. Ancora più triste, perché allora vuol dire che i nemici già li aveva dentro. Ma la cosa più seria è che quei nemici non erano stranieri, ma altri romani, altri italiani, e che li avete votati tutti voi in tutti questi ultimi anni. Ecco, quella è stata la vera disgrazia. Li avessero messi altri, come dire, fosse stato un protettorato nazista, e invece no, li avete messi voi, onesti cittadini, con il vostro libero e democratico voto. E questa è la cosa che mi rattrista. Adesso forse sarà tutta una pagliacciata, una lite fra Marino e Renzi, oppure una ripicca di Marino con quel genio di Alemanno. Forse succederà come negli Stati Uniti, si perderà un po' di soldi ma si andrà avanti, ma sarà triste se veramente ci sarà un vero fallimento ipotecario della città. Vabbè, questa era la cosa che volevo dire. Ieri Roma città aperta, i nemici erano i barbari invasori da fuori, ma adesso Roma città fallimentare e i suoi nemici sono gli stessi cittadini romani che altri hanno eletto, e anche italiani. Vabbè, qua sono le 18:37 e tutto va bene, ha fatto una bella giornata di sole, adesso viene il fresco, là devono essere le 22:37 o le 21:37, peccato che non posso avere conferma. E chissà che fate voi alle 20:37 o alle 21:37 in questo momento? State tornando a casa? Mi state ascoltando dal computer, dal cellulare? Mi piacerebbe saperlo. Beh, saluti alla mia cara Casalpalocco e alla mia amata Roma. Questa è stata una breve riflessione. Spero che tutti voi stiate bene e che mi continuate a seguire come avete sempre fatto fino ad oggi, anche se io purtroppo a volte non ho trasmesso molto come avrei voluto. Mi raccomando, seguitemi anche in YouTube, che fra poco farà nuovi video e nuove trasmissioni radio. Grazie di tutto, un abbraccio e a presto, ciao. E ciao soprattutto agli amici che mi commentano i video in YouTube. Ciao.